che sono venuti stamattina a salutare e ad augurare il buon anno scolastico agli alunni dell'Alvaro di Merito Portosalvo, come plesso, come istituto, e il De Amicis Bacalati San Lorenzo di Merito Portosalvo. E quindi era giusto che il sindaco e gli alunni si incontrassero anche per conoscersi, se non porre anche qualche domanda in merito a quelle che dovrebbero essere le nostre esigenze, le esigenze logicamente dell'amministrazione alla quale noi apparteniamo. D'accordo? Adesso io passo la parola al sindaco prima, all'assessore poi, e poi logicamente a voi che siete gli attori principali di questo incontro. Ok? Prego, sindaco. Allora, noi veramente eravamo venuti già lunedì scorso e la colpa è del preside e un po' di quella che è la legge, perché non potevamo entrare se non previo l'autorizzazione dei vostri genitori. Quindi non è una colpa, diciamo che siamo rispettosi di quelle che sono le leggi, così come deve essere. Noi vi auguriamo un anno di divertimento, vi invitiamo a divertirvi però naturalmente studiando. Perché dovete studiare? Perché è la cosa più semplice che può essere fatta, è un atto dovuto da parte vostra verso i vostri genitori. Io che genitore sono, vi dico che noi genitori vi vogliamo un bene immenso, siete parte o tutto il nostro cuore, non dico parte di noi stessi, sicuramente il nostro cuore. Perché dovete studiare? Perché studiando imparate qualcosa. Noi vi possiamo comprare il telefonino, la bicicletta, il motorino o magari il trucco, adesso iniziate a truccarvi, e molti di voi hanno la collanina e tanti braccialetti, però quello che imparate vi rimane e noi non ve lo possiamo comprare, ma la cosa più importante è che nessuno ve lo può mai togliere o rubare. Quindi studiate, perché se studiate il vostro bagaglio culturale si innalza e avete sicuramente tante più chance per affermarvi nella vita. Noi vi auguriamo tutto quello che il vostro cuore e il cuore dei vostri genitori vuole. Noi siamo vicini a voi, vi saremo sempre vicini per qualsiasi cosa. C'è la vostra professoressa, c'è il vostro preside, che sono i miei zii, i miei genitori adottivi, diciamo così. Siamo molto vicini, per qualsiasi esigenza non avete paura, chiedete ai vostri professori, al preside, alla bidella, non avete paura di niente. Parlate, quando ripetete, ripetete a voce alta, non vi arrabbiate se i professori sono esigenti con voi, se lo fanno è perché vi vogliono bene, se vi rimproverano è perché vi vogliono bene due volte. Quindi da oggi in poi la professoressa che insegna storia e geografia vi rimproverà sicuramente molto di più. Quindi la colpa non è del sindaco o del preside, è semplicemente perché vi vuole, da questo momento vi vuole un pizzichino di bene in più. Okay. È così? Lo sanno, un pizzichino. Lo sanno. Quindi se chi vuole fare qualche domanda, qualcuno di voi vuole fare qualche domanda al sindaco, abbiamo l'opportunità, anche se poi andrete sicuramente a trovarlo in comune. Aspettate un attimo, chi fa il primo compleanno, chi lo fa? E venite. Vieni qua. Comunque questa è una sezione strumento musicale. Vediamo. Vieni qua, vieni. Vediamo, ti interroghiamo in geografia ora. A tu ti chiami? Manganaro, grazie Isabella. Manganaro, di dove sei? Melito. Melito, lo sappiamo che sei di Melito, naturalmente non poteva essere così, ma di Melito o qualche frazione? No, Melito. Melito. Quante sono le frazioni a Melito? Allora, iniziamo. Quindi ripetiamo la domanda. Quali sono le frazioni di Melito? San Leonardo. Poi Lacco. Fate... Pilati, poi Lacco. Arcina. Due. Arcina non è il Melito. Non due. È Melito. Prunello. Brunella, Lacco, Musopiniti. Allora, vi dovete un'altra raccomandazione, chiudiamo così, voi giriamo per le classi. Innamoratevi del vostro paese,
che è un paese molto bello. Per innamorarvi dovete dare di più, quindi se vedete conosci il vostro paese, girate. Sì, girate, noi faremo più manifestazioni durante l'anno, vi organizziamo sicuramente il torneo dell'amicizia, un torneo di pallavolo, uno di calcetto, uno di calcio a 11, faremo tante manifestazioni, speriamo di riuscire entro l'anno a coprire il teatro, l'anfiteatro di Pentidattilo, perché abbiamo già individuato una buona parte di risorse che ci verrà data dal GAL e darvi la possibilità di fare anche teatro. L'importante è che fate tutto nel rispetto della legalità. Quindi per legalità noi intendiamo che la spazzatura non va buttata a terra, che il fazzolettino buttato dall'amica a terra va raccolto anche dal compagno di banco, va aiutato il compagno di banco o la compagna di banco che ha difficoltà, perché va donato qualcosa a chi è meno fortunato di noi. Se avete durante l'anno qualcosa, qualche magliettina che non vi viene più, qualche giubbotto, o se avete la possibilità di avere magari una boccettina di funghi che il papà raccoglie e il compagno non ce l'ha, pensate al compagno che magari è meno, o alla compagna che è meno fortunata di voi. E noi siamo orgogliosi di tutti voi, però ci dovete aiutare a continuare ad esserlo sempre di più. Io vi ringrazio, salutate i vostri genitori e se vuole aggiungere qualcosa la ragazzina. No, non vuole dire niente. No. Allora parlano con la musica. In bocca al lupo per tutto. Vi fa un saluto l'assessore. Allora anch'io rinnovo l'augurio del sindaco a che sia un anno in cui voi veramente possiate capire che lo studio sia una parte fondamentale della vostra vita, per adesso scolastica e poi per il futuro quando dovrete intraprendere quelle che sono le esperienze lavorative. Vorrei agganciarmi un pochino a quello che parlavamo prima del rispetto delle regole. Mi farebbe piacere se voi insieme a tutti gli altri ragazzi del nostro comune e anche magari quelli che vengono da fuori, da qui non, ci sono le varie periferie, sì, delle frazioni, esatto, guardassero proprio il nostro territorio e cercassero di capire quali sono quelle cose che magari secondo voi non funzionano, come ad esempio ci collevamo prima, non so, la spazzatura, non so, degli edifici, la mancanza di strutture adeguate per voi, che facesse veramente, magari non so se l'insegnante fa anche educazione civica, adesso costituzione e cittadinanza, no? Ero proprio su questa pagina. Ecco. E magari insieme a lei potreste stilare degli argomenti su questo senso e poi noi potremo fare altri incontri, altri confronti con voi ragazzi dove voi ci esponete quelle che sono le vostre esigenze, quelli che sono i problemi reali che riscontrate sul territorio e insieme ne possiamo discutere, magari fare anche dei progetti di incontro tra scuola e territorio. Basta così. Alla professoressa. Dunque, io sono molti anni che insegno in questa scuola, da 15 anni continuativi, poi 7 anni come supplente temporanea, quindi ho contribuito alla formazione di tantissimi giovani e spesso non posso uscire a piedi perché non ritorno a casa per tempo. Comunque, spero che adesso le cose cambino perché in questi ultimi anni mi sono un pochino demotivata, dico la verità, perché si parla tanto di conoscenza del territorio di cui sentiamo tutti l'esigenza, perché è proprio partendo dal vicino per poter approfondire il lontano e confrontarci l'uno con l'altro. Però in questi ultimi anni abbiamo, col fatto che c'erano i commissari, insomma, non avevamo un interlocutore. E spesso il nostro territorio non lo conosciamo perché non possiamo utilizzare il pulmino della scuola, perché in tempi di grave crisi non possiamo caricare per una visita a Pentidattilo o a Bova o via discorrendo
caricare i genitori di una spesa quando si potrebbe utilizzare il pulmino della scuola nelle ore che non... Ecco, ma due anni fa mi è capitato un grave intoppo perché non ho avuto risposta la mattina che doveva essere effettuata questa visita guidata ai laboratori di Rocuti e Pentidattilo. Non abbiamo avuto risposta, quindi poi col preside seduta stante per cercare di non deludere i ragazzi, c'erano i genitori, quindi li abbiamo sensibilizzati e sono stati disponibilissimi e ci hanno accompagnati, però c'è stato qualche problema al ritorno, insomma, e cose varie. Di modo che io non ci ho più provato, perché se io mi devo dannare ogni volta per una... Io col carattere che ho, tante volte li ho portati anche alla casina dei mille, in terza o anche l'anno scorso con la terza, non sono riuscita a portare i ragazzi al Museo Garibaldino. La storia deve essere conosciuta, principalmente la storia del nostro territorio. Capito? Quindi tranquilli perché non c'è, ci sono... In collaborazione, sì, sinergia, da parte nostra sentiamo la mancanza proprio. Avete il sindaco in casa, perché il professore è anche sindaco, per il mio tramite. Quindi state tranquilli che vi saremo vicino. L'ultima raccomandazione, vi voglio fare una domanda. Naturalmente tutti voi fate spesso la doccia, lavate i denti. Quando fate questo avete accortezza anche al risparmio dell'utilizzo dell'acqua. Sapete perché? Perché più acqua consumiamo e più si paga. Perché si paga il servizio e poi si paga anche la fognatura. Quindi vi raccomando, occhio anche a queste piccole cose per far crescere sempre di più il nostro paese e soprattutto per limitare i disagi, perché parecchi, chi di voi non ha avuto problemi qualche volta a casa con l'acqua, che è rimasto senza acqua? Vero signorina? Non è il comune di Merito, quest'anno a Merito abbiamo cercato, senza fare nulla di straordinario, ottimizzando quelle che sono le risorse fisiche. Abbiamo avuto una maggiore accortezza nell'aprire e chiudere i serbatoi in funzione dell'asticella che saliva e scendeva. Quindi grazie per tutto quello che fate, prima per voi, poi per i vostri genitori e poi per noi. E poi per il territorio, perché il territorio è il sindaco, mica è il sindaco, siamo tutti quanti noi. E a proposito del ciclo dell'acqua, noi abbiamo già sviluppato a Bagalare, prima che avvenisse il dimensionamento con Merito, proprio un progetto finalizzato al risparmio dell'acqua. Quindi possiamo riprendere quell'esperienza e riproporla in termini di contenuti per Merito, perché è necessario. Ecco, quando ognuno di noi, come diceva il sindaco, si lava i denti, che è giusto che avvenga questa igiene almeno, e però non è che dobbiamo lasciare il rubinetto aperto lì, perché il consumo è abbastanza consistente, tant'è vero, se voi andate a verificare il contatore, quello gira sempre. Viceversa, ci sono delle modalità di risparmio che contribuiscono a far sì che le vostre famiglie paghino di meno, ma anche a risparmiare acqua tanto necessaria poi alla popolazione del comune di Merito e delle frazioni che vi fanno parte. D'accordo ragazzi, per quanto riguarda questa presidenza è disponibile alla collaborazione con l'amministrazione in primis, ma con tutte le associazioni che ritengono di contribuire a migliorare l'aspetto funzionale della città di Merito, che così possiamo, vi potete sedere, che così possiamo determinare, e il sottoscritto in maniera particolare pretende che le frazioni siano conosciute da tutti gli alunni, perché l'entità meritese non è solamente il centro, l'entità meritese si dilunga da Muso Punite a Pentidattilo fino ad Annà, per arrivare, ecco, qualcuno diceva Arcina, c'è il ponte che ci separa da Arcina, però il territorio è proprio questo. E Prunella, per chi non lo sapesse, Prunella, Palleca è arrivata in una fase successiva, ma Lacco e Prunella erano delle entità abbastanza consistenti
in anni che vi posso dire, quando l'agricoltura ancora aveva un senso, che abbiamo abbandonato poi lungo i miglioramenti così definiti, tra virgolette, dell'età dell'industria. Non è così. Noi credo che dobbiamo riconoscere ognuno di noi, tant'è vero che io l'anno scorso ho preteso che mi riprendessero anche le zone, i siti della Marina, esatto, che sono molto belli, oppure l'ospedale di Melito, ha una storia, non è la struttura che noi andiamo a vedere, se noi non abbiamo identità, se voi non avete, dici io sono di Melito, ma tu che identità hai, dove ti riconosci? A che cosa appartiene? Questo è fondamentale. Ecco, e allora questo, questa idea di identità, di appartenenza, la si può avere solamente se uno conosce la propria realtà. E la propria realtà non è né la via Turati, né il corso Garibaldi, né il lungomare. È tutto il territorio che ricade in ambito del comune di Melito. D'accordo ragazzi? Quindi su questo impegniamoci. Va bene? L'ultima cosa, adesso c'è il test, giusto? C'è un dobbiamo fare un test, un volontario o una volontaria? Chi vuole rispondere, c'è un test da fare. Vediamo. Vabbè, apriamo il registro allora. Prendiamo. Non c'è un volontario. Alice. Vieni qua. Allora, Alice, quanti anni hai? 12 e mezzo. 12, di dove sei? Di Anna. E tu lo vorresti fare il sindaco? No. No, perché no? Perché ho già altri progetti. E quali sono i tuoi progetti? Vorrei sicuramente non essere sindaco, ma vorrei aprire uno studio di veterinario. E perché pensi che non sia compatibile lo studio di veterinario con il sindaco? No. Con la responsabilità della figura del sindaco, perché non è solo il sindaco, è la responsabilità che uno deve andare alla sua. Sì, certo. Ma rifiuti la politica, non vorresti mai fare questa esperienza e perché? No, la vorrei fare sicuramente, ma non per la vita. No, e non è per la vita, mica io sono sindaco a vita, io... No, vabbè, finché lo sarete. Vabbè, allora, noi ti auguriamo invece di essere veramente sindaco, così come lo auguriamo a tutti voi, però l'importante è che crescete bene, che vi rispettate l'un l'altro e soprattutto che rispettate tutti gli altri anche, ok? Grazie e alla prossima. Il preside... Noi mettiamo lo scuolabus per le visite nelle frazioni alla Marina, eccetera. A Prunella pagherà sicuramente tutto, panini, salsiccia, li pagherà il sindaco. Negli altri posti chi deve pagare? Vediamo, secondo voi chi deve pagare? Il prese. All'unanimità. Quindi questa è una proposta che passa. Vi aspettiamo nei consigli comunali. Vediamo di concordare con il sindaco e partecipare anche ai consigli comunali. Vediamo di trovare la forma, va bene? Alla prossima, grazie. Noi quest'anno abbiamo dedicato un pochino quelle poche entrate finanziarie ad abbellire, a tinteggiare le aule dell'istituto, perché erano un pochino ormai in un certo abbandono. Abbiamo recuperato anche l'esterno, la facciata esterna, abbiamo cercato insomma di dare un'immagine positiva di quello che è l'istituto di Melito Porto Salvo, e credo che i ragazzi se ne siano accorti pure, o no? Come avete trovato le aule quest'anno? Tutte rinnovate, però a questo manca qualcosa. Noi abbiamo carenza purtroppo di banchi, di sedi, eccetera. Ora, noi faremo la nostra parte quando ci saranno dei PON che ci permettono di poter attingere, certamente parteciperemo, però un occhio di riguardo credo che sia necessario anche da parte dell'amministrazione, affinché consideri le richieste che abbiamo fatto e, se non è possibile una volta, piano piano magari, ecco, venire incontro alle esigenze non del preside, degli alunni, perché io mi adatto e loro lo sanno che io mi adatto a tutto, sì o no? Ecco, quindi non ho il problema della sedia, della cattedra oppure della scrivania, eccetera, però loro, se stanno bene, credo che trovino anche la bontà
della scuola come ambiente in cui convivere è bene, rispetto anche alla propria abitazione, eccetera. Quindi questo è quello che chiediamo noi all'amministrazione. A sua volta è normale che voi sarete i futuri cittadini di domani, dovete incominciare ad avere contatti con la vita pubblica. E la vita pubblica non è solamente quella di farsela passeggiata. Giustamente nell'altra classe il sindaco dice vi vogliamo ai consigli comunali. Anche lì debbono essere calendarizzati, quando voi ci farete sapere dei consigli comunali, delle riunioni di consigli comunali, noi ci organizzeremo affinché i ragazzi vi partecipino, certamente in modo particolare le seconde e le terze, perché le prime ancora diciamo provenendo dalla scuola primaria hanno bisogno di ambientamento eccetera. Per il resto la scuola è disponibile, così come ve lo dirà anche il sindaco. Avremo la possibilità quest'anno di utilizzare i pullman per le uscite sul territorio, non è che possiamo andare a Reggio, ma certamente a conoscere il nostro territorio con le relative frazioni ci verrà permesso con un calendario, perché non è che ci sogniamo oggi e per domani, c'è bisogno di quantomeno fare questo tipo di richieste in tempi utili affinché anche l'amministrazione si possa organizzare per l'utilizzo dei mezzi. Adesso passo la parola al sindaco e poi all'assessore, che vi vogliono fare un saluto in breve perché dobbiamo fare tutte le classi e quindi per quelle che sono giustamente i rapporti che debbono essere tenuti tra la scuola e l'amministrazione. Io rappresento la scuola, il sindaco rappresenta tutta la comunità melitese, comprese le scuole del territorio, va bene? Prego sindaco. Grazie, siete contenti che è iniziata la scuola? Sinceramente, non sento un sì. Siete contenti? Va. E che sono finite le vacanze? Un po' meno. Allora, io vi porto il saluto dell'amministrazione comunale. Il preside ha detto di avere un occhio, noi non ne abbiamo due, ne abbiamo quattro ciascuno, per l'attenzione verso la scuola, per l'attenzione verso voi che siete come i miei figli. Io ho due figli che sono quasi coetanei vostri, Francesco che è uscito l'anno scorso e Rossella che arriverà il prossimo anno. Mi fa piacere che abbiamo trovato una scuola rinnovata. Noi in verità avevamo cercato di fare un rinnovo totale, abbiamo provato a rottamare l'amico preside, non ci siamo riusciti. Siete d'accordo che va rottamato il preside o va tenuto? Che dite voi? Va tenuto. Comunque la cosa più importante è quella di studiare e divertirvi. Io lo ripeterò in tutte le classi, dovete studiare, sapete perché? Perché noi genitori vi possiamo comprare tutto quello che le nostre possibilità, il telefonino, il motorino, i libri, i vestiti, però non vi possiamo e non vi potremmo mai comprare quello che riuscite a imparare, ragazzi. E quello che imparate, credetemi, è la cosa più importante nella vita. Sapete perché? Perché è importante quello che imparate? Vediamo se qualcuno mi vuole rispondere. È importante per il vostro futuro, ma è ancora più importante perché quello che imparate nessuno ve lo può rubare, nessuno ve lo può togliere. Più cose imparate e più forti siete, più chance avete e più cresce l'orgoglio di noi genitori nei vostri confronti. Aiutateci, noi siamo orgogliosi di tutti voi, però voi ci dovete aiutare a far crescere questo orgoglio. Vi facciamo un grosso in bocca al lupo per questo anno scolastico, con l'augurio che sia un anno di crescita, soprattutto culturale, e un bagaglio personale immenso. Per il resto noi siamo qui, rivolgetevi tranquillamente quando avete difficoltà, non avete paura. Ci sono i vostri insegnanti che sono come i vostri genitori. Non avete paura, non li guardate con un occhio cattivo se vi rimproverano. Se vi rimproverano è perché vogliono qualcosa di più, se vi rimproverano è perché sentono la necessità e vi sentono come i vostri figli. C'è il preside, ci sono tutte le maestre, ci sono i bidelli, ci siamo noi e siamo tutti quanti, nessuno escluso, vicino a voi. Vi dovete preoccupare quando nessuno vi rimprovera. Là allora c'è qualcosa che non funziona. Ok? In bocca al lupo e tanti auguri per un anno proficuo. Grazie.
mi unisco a quelli che sono stati gli auguri del sindaco e vorrei dire una cosa a voi ragazzi. Oltre alle conoscenze scolastiche che sono importanti, come dicevamo prima, per crescere, perché se avete la conoscenza in futuro sicuramente saprete affrontare molte difficoltà. Vorrei che cresceste anche a livello affettivo. Vorrei che tra di voi non ci fosse, non diciamo invidia perché ancora siete ragazzine e quindi non è un aspetto che vi riguarda, però che non ci fosse verso il compagno quel rifiuto che tante volte lo riscontriamo e poi si sa, ci sono tutte quelle troviamo al telegiornale tutte quelle espressioni di bullismo da parte di ragazzi come voi, anche magari un po' più grandi. Se ci sono queste situazioni all'interno della scuola, fuori dalla scuola, in qualsiasi posto voi siate, fatelo presente affinché gli adulti possano intervenire e bloccare subito questa parte di civiltà che veramente non deve toccarci assolutissimamente. Noi dobbiamo essere più forti di chi cerca di annientarci e possiamo farlo rivolgendoci alle persone più adulte che sicuramente possono aiutarci. Grazie. Alla prossima. Grazie sindaco, alla prossima. Professoressa, arrivederci. È venuto a salutarvi, a porvi gli auguri per il nuovo anno scolastico e quindi qualche parolina subito sì. E poi purtroppo dobbiamo... Allora, una domanda al volo. Oh, siete contenti del professor Alarnè? Sì. Allora, e del preside? Sì. Ha vinto il preside, professore, e quindi vi dobbiamo sostituire. Allora, no, no, è che il preside lo ritengono un pochino più anziano, è vero? Un momento, posso dirvi una cosa? Sì. Io e il preside, ai tempi che furono anni 70, giocavamo... 60-70. 60-70, giocavamo insieme a casa. Con il sindaco, invece, ci siamo scontrati. Amatoriali, forse. Allora adesso lui ha fatto la presenza, io vi dico i risultati. Quando giocavano assieme hanno sempre perso. Il professore Larnè, quando si è scontrato con me, che ha fatto? Ha perso di nuovo. L'importante invece è che voi giocate al pallone, a pallavolo, fate sport, sì. L'importante, l'importante è che vi divertite giocando, che vi divertite studiando. Io ho una raccomandazione vi voglio fare, dovete studiare, dovete imparare ogni giorno qualcosa in più. Sapete perché? Perché quello che imparate nessuno ve lo toccherà mai, nessuno ve lo potrà mai togliere, nessuno ve lo potrà mai rubare. Più cose imparate, esempio ora iniziate ogni giorno su Facebook, su Google, sul vocabolario, a imparare una nuova parola e a utilizzarla durante il giorno. Magari poi sfidate il preside e gli dite: preside, che significa una nuova parola anche in inglese, e gli domandate al preside se sa che significa. Va bene? Quindi in bocca al lupo. Noi vi organizziamo sicuramente qualche visita nelle frazioni, qualche torneo, e da questo momento saremo sempre presenti per qualsiasi esigenza, per qualsiasi difficoltà, per qualsiasi vostra richiesta. Ci sono i professori, c'è il preside, ci sono i bidelli, ci siamo noi, ci sono i vostri genitori. Non avete paura di chiedere quello che vi serve. Se avete difficoltà, rivolgetevi al compagno, alla compagna, ma soprattutto ai professori, ai vostri genitori, ai vostri zii, a chi vi può dare sicuramente qualche consiglio in più. Aiutate il compagno di banco se ha difficoltà e iniziate il sabato, quando è possibile. C'è la signorina, quella là, che è di Brunella, giusto? E ogni tanto ha un bel forno la signorina, fanno le pizze, fatevi invitare e fate squadra tra di voi, iniziate a rispettarvi di più, a uscire di più assieme, a studiare assieme, a divertirvi assieme, ma soprattutto a rispettarvi e a volervi bene, perché solo così riusciamo a crescere. Però quando farà le pizze, vi raccomando,
il preside, il sindaco e il professore. E vabbè, l'assessore Pippo Pellicone, vediamo, vediamo la capienza. Io porterò i dolci. Il preside del buon vino e dei buoni capicolli, il professore porterà il formaggio e i funghi. Quindi vedi che manca il pane e la farina. Quindi digli a papà, il sindaco ha detto per la farina e per il pane, il resto c'è tutto. Buon divertimento e auguri per un anno proficuo. Ciao. Per chi non lo conoscesse, l'assessore alla pubblica istruzione toscano, Emma Toscano, e quindi sono venuti a darci gli auguri per il nuovo anno scolastico e di conseguenza, che era doveroso, noi accoglierlo, loro parlo, perché sapete benissimo che il sindaco si è insediato da pochi mesi e quindi non è che ci fosse già un'impalcatura amministrativa precedente. Prima abbiamo avuto la commissione straordinaria, che è meglio non esprimersi in tal senso. Adesso abbiamo la fortuna di avere un'amministrazione e di conseguenza dobbiamo collaborare noi con loro, loro con noi. Il sindaco è ingegnere Meduri. Li abbiamo già fatti i saluti in questa classe. Esatto, quindi perfetto. Rinnoviamo i saluti e gli auguri. Va bene? Arrivederci, buon anno. Arrivederci, grazie. Da parte dell'amministrazione. Sì. A tutti i ragazzi della nostra scuola. È vero? Questa è la prima D, corso tempo prolungato. Tempo prolungato, prego, professoressa. Tempo prolungato. Abbiamo dei ragazzi che provengono un po' da tutto il territorio e abbiamo cominciato in maniera tranquilla, serena, sicuramente la prima cosa, perché i ragazzi devono vivere in un ambiente sereno innanzitutto per poter dare di più. E niente, così siamo contenti della sua visita. I ragazzi così hanno anche modo di conoscere il nostro sindaco. Con qualcuno già ci conosciamo, siamo stati a Parma assieme. Appunto, ecco. Io cedo il microfono. Prego. Allora, ragazzi, vi portiamo i saluti dell'amministrazione, voi portate il nostro saluto anche ai vostri genitori. Non avete paura di chiedere, di fare richieste se siete in difficoltà o avete problemi, ci sono i vostri insegnanti, c'è il vostro preside, ci siamo noi, ci sono i vostri genitori. Quello che vi voglio raccomandare è aiutatevi reciprocamente se avete difficoltà, ma soprattutto voletevi tanto tanto bene. E alla prossima. Va bene, passate solamente a farvi un saluto e giustamente a farsi conoscere e a conoscere voi. Va bene ragazzi. Questa è l'aula che io quest'anno ho predisposto per delle attività che possono usufruire a rotazione tutti i docenti dell'istituto. Noi, quindi, oltre il saluto, volevamo dire che purtroppo per un mese dobbiamo chiudere questa scuola. Voi siete tutti dispiaciuti di questo, sì? La chiudiamo, quindi vi farete un mese di vacanza ora. Siete contenti? Non mi fate prendere in castagna! Stiamo scherzando, siamo qua per... Caro sindaco, in questa classe abbiamo delle ricchezze consistenti. Questi hanno partecipato, stanno partecipando tuttora al progetto Together dell'Expo di Milano e hanno avuto il riconoscimento di un ritorno gratuito che partiremo per fine mese all'Expo di Milano. Può darsi che ci cogiamo, noi siamo il 2 di ottobre all'Expo. Noi probabilmente saremo anche per quella data. Se il 2 siete là, il sindaco un bel gelato ve lo offre. Per dire che anche i nostri ragazzi partecipano e si fanno conoscere in giro per il mondo. Benissimo, e noi siamo orgogliosi di voi, vi invitiamo a imparare sempre qualcosa di più ogni giorno, perché quello che imparate ragazzini nessuno ve lo potrà mai togliere, nessuno ve lo potrà mai rubare, quindi ogni giorno cercate di incassare qualcosina e di imparare sempre qualcosa in più. Sfidate i vostri professori, fategli vedere che siete più bravi di loro. Siete capaci di questo? Chi pensa che è tanto bravo quanto la vostra professoressa? Nessuno, è gravissimo. Io ero più bravo. Abbiamo dei ragazzi in gamba pure qua, dai, ce l'abbiamo. Non vanno d'accordo col preside. Allora guardate, da quest'anno se la maggioranza di voi fa una richiesta, noi il sindaco può sostituire il preside.
Gli insegnanti no, il preside sì. Chi di voi vuole sostituire il preside? Senza vergogna. Lo possiamo confermare? No, la signora ha detto che non vuole che lo confermiamo. No, tutti sì, siamo in democrazia. Quindi lo confermiamo o lo sostituiamo sto preside? Confermiamo. Allora, ce lo teniamo, dai. In bocca al lupo, state vicino ai vostri insegnanti perché sono, riteneteli i vostri secondi genitori. Il preside è il vostro nonno, perché è qualche anno di più degli insegnanti. Grazie. E alla scuola, quindi agli alunni dell'istituto, quindi alla proprietà che quindi sta facendo tutte le varie sezioni dell'istituto. Il sindaco e l'ingegnere Migliori, che rappresenta l'amministrazione di Merli, insieme all'assessore della pubblica istruzione Emma Toscano. Erano venuti sabato, lunedì per la verità, però c'erano delle varie giustificazioni che non doverlo differire di qualche giorno. Adesso siamo tutti quanti a posto ed era giusto che voi conosceste il sindaco così come lui dovrebbe conoscerlo. Abbiamo posto delle questioni come lui loro vorranno a noi, però cercheremo insieme se sarà possibile risolverle anche. Abbiamo fatto presente, credo che siate contenti della tinteggiatura delle aule, no? Vi è piaciuta quest'anno? I colori non so se li ho azzeccati, non lo so, però quantomeno qualcosa di diverso abbiamo trovato. Prego, sindaco. E niente, io per i colori avrei qualcosa da dire, io preferisco il bianco-nero. Chi di voi preferisce il bianco-nero? No, siamo a maggioranza. Tutti bianco-nero, siamo... Quindi... E che colore è? Allora, va bene ragazzi, velocemente, io vi auguro, prima di divertirvi, però il divertimento deve camminare sullo stesso binario dello studio. Vi dovete divertire studiando perché siete in terza media, giusto? L'altro anno questo è un passaggio fondamentale. Io ho avuto Francesco, qualcuno lo conosce, Francesco siamo stati assieme, è uscito quest'anno, lui fa il liceo. Questi sono momenti gioiosi. Sono i più bei momenti della vostra vita, perché in questo momento vi potete divertire, non avete quel carico che abbiamo noi sulle spalle e di cui siamo orgogliosi, ovvero i figli. Vi auguro di avere tutto nella vita, vi auguro di diventare sindaco se lo volete. Chi di voi vuole fare il sindaco o lo vorrebbe fare? Non avete paura. Bisogna assumere responsabilità. Certo. Allora, studiate e imparate ogni giorno qualcosa di più, perché quello che imparate, io l'ho detto in tutte le classi, quello che imparate, sapete perché è importante? Vediamo se lo sa l'insegnante, perché è importante quello che imparano? Solo per la vita. Non è solo per la vita. Per la vita. È un insegnamento. È difendersi e affrontare tutto ciò che gli capiterà nella vita, cioè quel fardello di cui lei parlava, essere capace di portarlo. Vieni, vieni, vieni qua, vieni tu. Perché è importante quello che si impara nella vita? Aspetta, facciamo un po' di respiro. Perché diventa qualcosa di più e non di nessuno. Allora, e sentite, è importante, sapete perché? Perché tutto quello che imparate nessuno ve lo potrà mai rubare. Nessuno ve lo potrà mai togliere. Noi genitori vi possiamo comprare il telefonino, il motorino, la bicicletta, il libro, vi possiamo mandare a giocare, a fare il torneo a Parma, così come l'abbiamo fatto, l'ho fatto come genitore con più di qualcuno di voi qua dentro. Diciamo che i risultati sono stati un po' scadenti in quel torneo, Muscianisi, Iamonte, non siamo stati brillanti, però ci siamo divertiti. Abbiamo fatto una bella esperienza e vi auguro di farne un altro milione di quelle esperienze e vi auguro tutto quello che il cuore dei vostri genitori vuole. Noi siamo vicini a tutti voi, vicini ai vostri genitori, vi chiediamo di starci vicino, vi chiedo e vi chiediamo assieme al preside, che è mio zio il preside, non lo sapevate, e la professoressa è mia zia.
Quindi non avete paura dei vostri professori, però non avete paura, non dovete avere paura delle difficoltà, perché ne avrete nella vita. Io vi auguro di averne sempre meno e di superarle in maniera brillante, però aiutatevi a vicenda. Se c'è il compagno di scuola che ha difficoltà, che dovete fare? Aiutarlo. Ok, quindi rispettatevi, iniziate a uscire assieme, iniziate a invitarvi reciprocamente a casa, scambiatevi gli inviti, e se cucinate e fate le pizze ci invitate, veniamo, io porterò i dolci e il prese del vino. Va bene ragazzi, a dopo. A dopo, arrivederci e in bocca al lupo. Io volevo non parlare in questa classe, volevo ascoltare. Quindi un ragazzo e una ragazza volontari li voglio qua con me per far sì che siete voi a fare le domande a noi. Dai, due volontari. Due volontari, dai. Altrimenti facciamo a caso. Non c'è nulla da dire al sindaco. Allora, l'hai visto? No. Lui. Dobbiamo superare. Bravissimo, vieni qua, vieni qua. Allora. Cosa intendete fare per migliorare merito? Allora, cosa intendiamo per migliorare merito? E allora, io generalmente non mi esento mai dalle domande. Tu che suggerimento ci vuoi dare per migliorare merito? E poi ti rispondo io alla domanda. Pulire, che c'è tanta sporcizia in giro. Poi? Rispettare più le regole. Poi? Basta. Allora, vediamo. Allora, pulire di più. Allora, in questo noi sicuramente ci stiamo facendo un po' di sacrifici, stiamo facendo quello che è nelle nostre possibilità, ma qua ci vuole l'aiuto di tutti voi altri. Quando il sindaco ha bombardato in tutte le uscite, in tutte le manifestazioni, dice mettiamo, conferiamo in maniera corretta, buttiamo la busta dentro il cassonetto, adesso speriamo che si parte con la differenziata spinta porta a porta, quindi il cartone va messo da parte, la plastica da parte, il vetro ancora nel contenitore del vetro, però lo dobbiamo fare tutti assieme. Quindi se tu vedi il vicino di casa o la vicina di casa che non conferisce in maniera errata, che in maniera esatta conferisce in maniera errata, che devi fare? Devo dire di rispettare le regole. Allora, per essere più convincente, sai che devi fare? Ti devi arrabbiare. Tu gli dici: senti, io sono amico del sindaco. Dice, glielo dico a lui e ti faccio fare la contravvenzione. Però essere convinto. E come si chiama il sindaco? Meduri. Meduri. Va bene, quindi. Allora, una ragazzina, il rispetto delle regole, diceva. Le regole ci sono e vanno rispettate. Vi raccomando, perché è importantissimo, camminate sempre nel solco della legalità, del rispetto di tutte le regole, quindi, e poi cercate di essere espansivi, donate tutti voi stessi, porgete sempre l'altra guancia se il compagno di banco, il vicino di casa hanno delle mancanze. Tenete sempre dalla parte del manico il coltello, fate che siano gli altri a sbagliare, è importante che non sbagliate voi, che non date mai la possibilità agli altri di potervi rimproverare, ma non rimproverate manco gli altri quando sbagliano, perdonate e la cosa più importante, studiate per voi e sapete la cosa più bella che è nella vita, voi siete l'orgoglio di noi genitori. Però vogliamo una cosa in più, vogliamo che questo orgoglio, lo vogliamo noi, lo vogliono i vostri professori, lo vuole il preside, che questo orgoglio possa crescere giorno dopo giorno. E per farlo crescere dovete fare una semplice cosa. Che cosa? Rispettare le regole. Le regole abbiamo detto, che cosa? Un'altra cosa. Studiare. Studiare sempre di più, perché quello che imparate, giovanotti, nessuno ve lo potrà mai togliere o cacciare o rubare. Quello che imparate è nella vostra cassaforte, una cassaforte che non ha nessun codice per essere aperta. Ok? Va bene. Ci siamo, alla prossima, in bocca al lupo. La prossima volta lo attendiamo, prima il preside e poi il sindaco, vi saluto.
sono passate a darci un saluto. Questa è una sezione che lavora a tempo prolungato. Io mi auguro che voi ci possiate dare l'opportunità di incrementare, le sezioni a tempo prolungato, perché rappresentano una offerta formativa veramente considerevole per quanto riguarda la loro formazione, ma anche dei futuri cittadini. Quest'anno siamo stati penalizzati per determinate circostanze dovute alla commissione straordinaria. Mi auguro, come avevo già parlato con l'assessore alla pubblica istruzione, che siano date le condizioni ottimali alle famiglie per far iscrivere i propri figli nelle sezioni a tempo prolungato. D'altronde i risultati conseguiti dagli alunni che sono usciti sempre dalle classi a tempo prolungato sono abbastanza consistenti, ma non perché lo diciamo noi, perché le scuole superiori ci danno credenziali ottimali in questo senso. Pertanto, caro sindaco, la raccomandazione che non ci facciamo è che ci diate le condizioni ottimali affinché le famiglie riconoscano il vero senso dell'offerta formativa diluita in giornate lavorative diverse, con il tempo mattutino e pomeridiano, affinché loro possano subire questa offerta e della loro bontà. Questo è quello che noi vi chiediamo per le sezioni a tempo prolungato. Io, ragazzi, possiamo vedere anche il lavoro fatto l'anno, ma oggi non abbiamo tempo. Verranno ragazza, chi è che la Brigino, me la porti. Comunque loro hanno subito qua qualcosa, mi pare, sindaco. Ecco. Abbiamo un messaggio per tutti, ecco, i ragazzi quest'anno. Questo è il lavoro fatto dal tempo prolungato l'anno scorso, se potete vederlo. Sì. Diamo una copia, poi possiamo darvi una copia al sindaco e all'assessore. Sì. Dalle classi, sono delle frasi che l'hanno tratti dagli insegnamenti di Martin Luther King, e credo che tutto sommato rispecchino un po' quello che dovrebbe essere il senso della vita. Lo possiamo avere questo? Sì, sì, certo, sì. Questo lo potete avere. Va bene. E non dimentichiamo che noi qua abbiamo fatto dei gemellaggi pure con il Trentino, siamo stati all'Expo, già i ragazzi sono stati, hanno vissuto già l'esperienza dell'Expo. Cioè i ragazzi di questo istituto, caro sindaco, a partire da Paralari per arrivare a Rocudi, e quindi passando per forza per merito, hanno effettuato delle esperienze abbastanza considerevoli. Ma non perché lo dici il preside, perché sono i ragazzi stessi, le loro famiglie, della bontà dell'offerta che abbiamo proposto in questi anni che io mi sono trovato a dirigere l'istituzione dei amici Sibagalari, Merito e San Lorenzo. Credo che i ragazzi tocchino con mano l'operatività dell'istituto, perché noi non facciamo solamente lezioni frontali, ma già la predisposizione della classe dà il senso di quello che dovevo. L'effettivo apprendimento che i ragazzi raggiungono attraverso un insegnamento differenziato. Questo è quello che noi vi chiediamo, perché non lo chiediamo per noi, lo chiediamo per i cittadini di merito, per i futuri dirigenti di merito. E siccome il sindaco è anche genitore, il proprio figlio è passato da questo istituto non più di 3 mesi fa, ha potuto constatare direttamente quella che è la validità del corpo docente di questo istituto. Non dico del dirigente, perché il dirigente non c'entra nel contesto insegnamento e apprendimento, ma credo se le linee direttive sono quelle tracciate, credo che i risultati poi ne siano conseguenzialità. Prego, sindaco. Io ho aperto casualmente una paginetta del vostro lavoro, il Bergamotto. E io sono anche un imprenditore agricolo e coltivo il bergamotto. Chi di voi ha mai raccolto bergamotti? Solo no, qua ce n'è uno che ha raccolto i bergamotti. È un'esperienza, è un'esperienza bellissima che vi faremo fare, che vi faremo fare quest'anno. È benissimo. Allora, perché siamo qua per portarvi il saluto, per farvi gli auguri di un buon inizio anno scolastico, per augurarvi tanta fortuna, per augurarvi un anno di divertimento, perché il periodo della scuola è il periodo più bello della vita, ve lo dico io che dai banchi ci sono passato. Io ero un pessimo studente, devo confessarvi che ho sempre studiato quel tanto che mi necessitava, per non per galleggiare, per essere tra i primi della classe, perché ero sempre un po' geloso di quelli che erano più bravi di me. Non sono mai riuscito a essere il primo se non nella fase delle elementari. Già a scuola media c'erano quei 2 o 3 che erano più bravi di me, poi al liceo quei 3 o 4,
però nella vita mi sono saputo sempre districare. La volontà è quella che non deve mai mancare. Dovete essere sempre, non rinviare mai a domani quello che dovete imparare oggi. Se casomai per un motivo qualsiasi lo dovete rinviare di un giorno, recuperate il giorno dopo. Perché o la notte. Noi vi siamo vicini, vi sono vicini i vostri insegnanti, che sono considerateli in, i genitori in panchina, sono i vostri insegnanti. Se vi rimproverano, vi dovete preoccupare quando nessuno vi rimprovera, perché questo è un segnale negativo. Se qualcuno vi rimprovera è perché vi deve stimolare a essere più bravi. Divertitevi, per qualsiasi cosa noi siamo con voi. Io ritornerò qua quando il presidente o la professoressa ci invita, saremo qua con voi, va bene? E poi ci sfidiamo sulla matematica, va bene? Questa è una prima, sono alunni arrivati quest'anno. Qua gioco in casa io. Si vede che giochi vieni in casa. Vieni, vieni, vieni zio. Vieni qua, vieni da vieni. Quindi ma giochiamo in casa con tutti gli occhi. Vieni pure tu, vieni. Vieni. Quindi ragazzi, siamo passati col sindaco a porgervi gli auguri di buon anno. Io c'ero già passato. Adesso salutiamo e con l'augurio che sia un anno proficuo e felice per voi, specialmente che siete arrivati quest'anno, va bene? Poi avremo qualche atleta pure forte, va bene? Allora, che vuoi dire tu? Che bella questa scuola. Ah, e tu? Che ci troviamo bene. Allora, tu invece? Ci troviamo bene. Spero di fare nuova amicizia. Vediamo, lo facciamo il giro un attimino. Tu? È molto bella questa scuola e le prof insegnano molto bene. Spero che ci troviamo bene e che faccio nuova amicizia. Veloce, veloce. Mi trovo bene in questa scuola. Mi trovo bene. Mi trovo bene in questa scuola. Molto bella questa scuola. Vediamo le femminucce, le femminucce. Ti chiami? Morena. Io mi trovo molto bene in questa scuola. Io mi trovo molto bene in questa scuola. A me questa scuola piace tanto. Però non mi pagare, non ho pagato nessuno. Molto bene. Molto bene scuola. Molto bella la scuola. Allora, Giovanotti, in bocca al lupo e tanti auguri per un anno formativo, un anno pieno di soddisfazione, un anno ricco di soddisfazioni per voi e per noi che siamo i vostri zii in qualche caso. Io ho il nipote Enrico, c'è Amato che è un, diciamo, mio nipote, diciamo così, giusto? Studiate e divertitevi assieme, rispettatevi tra di voi e crescete giorno dopo giorno in felicità e in armonia. Quindi, non è che vi costringo, proprio ve lo dico. Sto scherzando ragazzi, va bene? Squillate, fate sentire la vostra voce. Buon anno ragazzi. Voletevi bene e studiate tutti i giorni sempre per imparare qualcosa di nuovo. Va bene? Un abbraccio a tutti. Arrivederci. Allora, noi abbiamo fatto il giro di quasi tutte le classi, questa è la penultima. E da domani inizieremo a fare il giro delle case, delle vostre case anche. Veniamo a trovarvi come amministrazione. Domani faremo il rione Marina. Chi è della Marina? Allora, domani a luna dite ai vostri genitori che verremo con tutta l'amministrazione e tutti i professori a casa vostra a mangiare. A mangiare. Il sindaco preferisce il pesce, vedete? Quindi, anche la professoressa. Quindi, il numero civico di casa tu sei? Domani in che via, in che numero e via? Via Marina. Se, professore, siamo in 7 dalla signorina Curnari. Domani purtroppo non mi posso da stare a fianco domani. Da te? Vuoi che rinviamo a domenica prossima? Magari non lo sanno i tuoi genitori. Allora poi glielo dice alla professoressa e ci dice quando è che veniamo. Comunque non mancheranno effettivamente le opportunità. In bocca al lupo per un anno di divertimento e un anno di crescita. Studiate perché è la cosa più importante della vita. Perché quello che studiate nessuno ve lo potrà, che imparate nessuno ve lo potrà mai rubare. Un abbraccio a tutti quanti. Rivolgete per qualsiasi difficoltà alle vostre
professoresse e al vostro preside, va bene? L'assessore che vuole dire qualcosa, facciamo parlare prima l'assessore. Niente, io ringrazio il preside per l'opportunità che ci ha dato di essere qui oggi a fare questo incontro nelle classi con i ragazzi. Naturalmente non è che finisce qua, voi dovete esprimerci i vostri desideri, le vostre necessità e noi cercheremo in qualche modo di essere presenti e soprattutto cercheremo di confrontarci insieme e di risolvere, come abbiamo detto prima. Vorrei ricordare che domani, per quanto riguarda la settimana della mobilità sostenibile, che noi abbiamo fatto un invito anche a questo istituto per giorno 21, in alcune classi, lunedì 21 esatto, parteciperanno all'incontro che si terrà sull'argomento con alcune autorità delle forze dell'ordine e con l'associazione Mondo Verde Club, che anche domani c'è una giornata bellissima su Appentidattilo, proprio alla riscoperta del nostro territorio. Che è molto importante per voi ragazzi essere a contatto con il territorio e quindi partire anche da quella che è stata la nostra storia, perché spero che voi tutti sappiate che le nostre radici arrivano proprio da questo borgo antico che è quello di Pentedattolo. Quindi invito tutta la cittadinanza, quindi a voi ragazzi faccio l'invito, riportatelo ai vostri genitori, a tutta la vostra famiglia e a tutta la cittadinanza di Melito ad essere presenti con noi proprio come dicevamo prima per la riscoperta di questo borgo antico. Saremo a Pentidattilo. Da mia cugina. Arrivederci. Io volevo, se qualcuno di voi vuole dire qualcosa, ci vuole fare qualche domandina, ha qualche necessità, vorrebbe darci qualche consiglio, ci penseranno e lo manderanno per iscritto. Allora, lo fate per il tramite del preside, se c'è qualcosa che non va, per esempio se c'è il preside che va rottamato, scrivete una lettera al sindaco e noi provvediamo subito. Il primo rotta a essere rottamato. Siete d'accordo a essere rottamato? Poi ha tanti difetti, però lo sapete che il preside come me tifa Juventus. Quindi allora, un attimino, chi è che tifa Inter? Allora, annotate, allora domani ti vengo a interrogare io, due, siete in qua, chi tifa Juventus? Siamo in maggioranza, siamo in maggioranza. Allora, in bocca al lupo per un anno di crescita e soprattutto un anno di rispetto verso gli altri, nel solco della legalità, della mutuo soccorso, del fare squadra tra di voi. Iniziate a invitarvi, a scambiarvi le visite, a uscire assieme, a studiare assieme, ma iniziate soprattutto a perdonare chi sbaglia, se c'è qualcuno che sbaglia, così ci saranno sempre meno errori e cresceremo tutti assieme facendo squadra. In bocca al lupo. Un abbraccio e grazie. Ciao. Io ringrazio l'amministrazione di averci onorato della loro presenza all'inizio dell'anno scolastico, sia verso la presidenza e il personale docente e amministrativo, sia verso gli alunni che giustamente hanno la necessità di conoscere il proprio amministratore, perché poi d'altronde rappresentano loro le future realtà dirigenziali come alunni, e avere poi il concetto della collaborazione tra i diversi enti, nel caso specifico scuola e enti locali, il Comune di Melito, è necessario, perché credo che anche che devo dire il remare insieme nel proprio contesto operativo di lavoro è necessario sia per gli amministratori che per le dirigenze che sottendono le scuole del territorio. Personalmente io ho sempre, ovunque mi sia trovato a operare, mantenuto ottimi rapporti con le amministrazioni, perché credo che la scuola, i comuni, i cittadini debbono essere un uno che insieme individuano i percorsi da
portare a compimento per i propri figli, per le proprie realtà ove si trovano contestualizzati. Nel caso specifico io mi trovo con mio rammarico da un lato, dall'altro con grande soddisfazione a operare con quattro amministrazioni che sono Bagalavi, San Lorenzo, Roguri e Melito Porto Salvo. Melito nello specifico rappresenta il mio comune di nascita, dove ho insieme anche a Bagalavi i miei affetti familiari, insomma, ecco perché mia moglie è di Bagalavi, io sono nato e cresciuto, a Melito Porto Salvo, in particolare il paese vecchio, per cui è normale che quando sono arrivato in questa realtà mi sia trovato, grazie anche alla collaborazione che mi hanno dato tutti i cittadini e i genitori in particolare, a operare con molta serenità e molta tranquillità, perché sono aspetti necessari affinché possano essere individuati in comune accordo i percorsi da portare avanti come cittadini. Quindi ancora una volta vi ringrazio per questi aspetti, mi auguro che sia da parte mia che da parte vostra individuiamo il percorso giusto per questa offerta triennale che tanto ci viene somministrata e che insieme possiamo anche mantenere quelle che sono queste realtà, perché non dimentichiamo che Melito non può essere considerata fine a sé stante, ma rappresenta il punto di riferimento dell'area grecanica e come tale deve pensare non solo a se stessa ma anche al circondario e quindi ai territori limitrofi. E le realtà che oggi vi sono presenti nel territorio melitese non possono essere disgiunte dalle realtà aspromontane, eccetera. E di conseguenza io mi auguro, Sindaco, che le realtà ove in effetti si opera con tanta abnegazione, con tanto impegno e ove le realtà sono considerevoli anche e considerate da parte dei genitori, possono trovare ancora conferma. Inutile che mi dilunghi in altro, ma credo che la sostanza sia proprio questa. D'accordo? Prego, Assessore. Grazie, grazie Preside. Come abbiamo detto in questi interventi che abbiamo fatto, noi come amministrazione e soprattutto come assessore alla pubblica istruzione, conoscendo bene quelle che sono le realtà e le difficoltà della scuola, essendo anche io un insegnante, e poi anche da genitore che ha dei figli che frequentano la scuola, sono a stretto contatto con questa realtà. Cercheremo in tutti i modi di essere il più possibile presente sul territorio a livello scolastico e di lavorare insieme in modo da far crescere i nostri ragazzi sempre di più nella loro cultura scolastica, ma soprattutto in tutte quelle che sono le attività alternative questa scuola possa offrire, come ad esempio abbiamo visto prima che ci sono dei ragazzi che hanno partecipato all'Expo, che per loro è una grande esperienza, perché conoscono anche altre realtà al di fuori di quello che è il loro contesto cittadino e familiare. I ragazzi ad esempio che fanno il laboratorio di musica, anche loro si affacciano a tutta quella possibilità di conoscenza oltre a livello dello studio, anche a livello di qualcosa che può essere anche piacevole, come ad esempio suonare gli strumenti, ma ognuno di noi attraverso questo può anche esprimere quella che è la sua personalità, che tante volte viene repressa da quella che è appunto la circostanza che e quindi opportunità. Ecco, esatto. E quindi ci impegneremo come amministrazione al massimo di essere al vostro fianco. Grazie. Io voglio ringraziare il preside, l'amico, carissimo amico. Io nel giro delle scuole ho detto lo zio. Lo dico perché veramente mi sento legato dal comune sentire che nel modo di operare. Io, Preside, ti voglio ringraziare per il modo con cui hai accolto questa amministrazione, con il modo con cui fai crescere i nostri figli. E poi ci sono aspetti che a chi come me tecnico è, perché io spesso dico che faccio lo stredico, che non sono un tecnico,
a convenienza lo dico, però ho notato i particolari con cui viene curata questa scuola, con, veramente con dovizia, con fare familiare, è quello che io ho sempre detto e dico. Noi intendiamo portare avanti il nostro modo di amministrare come famiglia, io dico portare il modello famiglia all'interno di ogni azione amministrativa quotidiana. Io ho veramente non mi deve niente il preside, non devo nulla al preside, però lui ha detto che ha sempre avuto degli ottimi rapporti con tutte le amministrazioni. Noi dobbiamo alzare il tiro, io voglio che questi rapporti diventino eccellenti, non ottimi, quindi è un pizzico di presunzione in più la mia. Se fino ad ora erano ottimi, dovranno essere eccellenti, e lo saranno perché abbiamo un comune sentire, perché riusciremo sicuramente a fonderci loro come scuola, noi come amministrazione, assieme genitori, per quella crescita come squadra dove gli alunni diventano professori, i professori diventano alunni, e tutti assieme poi siamo anche genitori. Aiutiamoci. Io ringrazio per volare laddove volano e arrivare dove volano le aquile. Ma noi che credo che siamo venuti dal basso, il senso dalla gavetta, come vuoi che si dica, non abbiamo timore anche a lanciarci nel vuoto, però con gli obiettivi ben precisi da raggiungere. E questo ancora una volta io ringrazio l'amministrazione, mi è naturale collaborare con chi in effetti ha a cuore i problemi dei cittadini, i problemi della scuola, i problemi del territorio, perché io sono stato a Milano, mi sono reso conto cosa significhi stare fuori dai propri contesti nativi, e posso dire che quando si ha l'opportunità di vivere nel proprio ambiente nativo arricchisce tanto e contemporaneamente però responsabilizza, e questo è il senso dell'appartenenza, della responsabilità di assumersi nei momenti quando ce n'è effettiva esigenza, e questo, in questo periodo credo che il nostro territorio ne abbia tanto. Quindi insieme la scuola, l'amministrazione e anche le associazioni, perché non bisogna dimenticare che anche Merde è ricco di belle associazioni, dobbiamo individuare il percorso giusto che ci porti a consacrarlo come giusto che sia, come zona turistica anche, che spesso io mi domando perché con la bellezza che abbiamo, con le ricchezze che abbiamo, non riusciamo però a attrarre quella ricchezza per far conoscere le nostre realtà anche fra delle nostre frazioni, che sono necessarie. Ecco perché io insisto, come scuola, che bisogna conoscere e sapere da dove arriviamo, da dove proveniamo, per capire poi dove vorremmo andare. Ecco l'identità nostra, ecco il senso delle nostre radici e dell'appartenenza. Grazie ancora a voi sindaco, e comunque consideratemi sempre a disposizione per quelli che sono i rapporti che debbono esserci secondo me, per chi ha a cuore effettivamente la crescita dei nostri ragazzi. Grazie. Io ho detto che abbiamo due sindaci, uno a sinistra e uno a destra, perché vi potete tranquillamente sentire, anzi dovete sentirvi sindaco per il mio tramite, e lo potete fare. L'ultimo ringraziamento, prima di fare il ringraziamento a Telemerito e Teleboa Marina, che per il loro tramite faranno veicolare questo nostro messaggio di auguri e farlo sì che possa raggiungere anche le case di tutti coloro che non sono stati presenti, che hanno non solo i bambini e che avranno un domani i loro bambini a scuola, per capire l'importanza della scuola, l'importanza di starci vicino, l'importanza di fare mutuo soccorso per una crescita socioculturale che non è scontata, ma che va incentivata con ogni azione quotidiana della nostra vita. Grazie a Telemerito, a Teleboa Marina, grazie a Pippo Pelliconi, a Visalli e a Giannino, grazie, e un abbraccio di cuore al preside, grazie. E un grazie all'assessore e a tutti coloro
che ci stanno, ci stanno quotidianamente vicino. Noi rilanciamo l'appello e chiediamo quotidianamente a sostenerci e a starci vicino, perché le insidie, le difficoltà e le sorprese non mancano giorno dopo giorno. Speriamo di fare, e faremo sicuramente il nostro meglio, ma speriamo di fare quello che il cuore di tutta Melito desidera.